E signori, oggi inizieremo la lunga cavalcata dei contratti di assassinio. Saranno ben 12 rispetto, vabbè, ai 30 di Assassin's Creed 2, però sono 12 tutti nella stessa città, quindi sarà un video unico. Partiamo da qua. Interagiamo con la colombaia. Intanto vi faccio vedere che praticamente tutti gli assassini, vabbè, a parte questa che sono ormai maestri. Toh, ma almeno a posto. Allora, missioni. Risorsa strategica. Cinque bersagli da eliminare. Non c'è sincronizzazione totale. Ah, entro 2 minuti. Entro 2 minuti. Allora, dove si trovano intanto? C'è da tagliare da qua per forza. Ma è cazzo, lo completo entro 2 minuti, raga. Oddio, beh, però sono tutti lì. Si fa così. Risorsa strategica se ne va. 1 su 12 fatto. A volte è così semplice. Ok. Il secondo contratto d'assassinio è qua. Interagiamo. Missioni. In 2 sia in compagnia. Entrambi i bersagli con la lama celata. Ok. Allora, uccidi le guardie. Non abbiamo limiti di tempo, quindi siamo anche abbastanza tranquilli. Solo che non so quale sia più vicino dei due. Quell'altro. Infatti, ovviamente, io ci colgo sempre, ragazzi, eh. Veramente, cioè, datemi 6 numeri che... Poi vi giocate gli altri... Non... Quanti? 84, perché... Sono veramente incredibile, io. Ci azzecco sempre. Comunque, entrambi i bersagli con la lama celata non dovrebbe essere assolutamente un problema, anzi. Intanto ci stiamo riprendendo i nostri assassini. Fuori. Dov'è il segnalino? Il manifesto? Ah, è qui, ok. Ci sarà sicuramente da chiamare il cavallo per andare là, perché col cazzo che ci vado a piedi. Non sono modi piacevoli, messere. Messere. Per ora stanno scorrendo tranquillamente questi contratti di assassinio. Quasi quasi mi sorprendono. Cioè, mi ricordo quelli di Venezia. Non so se li avete visti, ma tipo... Cioè, ci siamo diventati matti ai contratti di Venezia. Segui il barcaiolo, non interagire con la barca. Ragazzi, questa roba veramente... Cioè, di un assurdo assurdissimo. Però, Venezia, ragazzi, è un ricordo passato. Oggi siamo qui. E ci occupiamo di questo, comunque. Corre questo? Corre. Ok.
Lo facciamo smettere di correre noi. Ehi, voi! 3000 fiorini. Entrambi i bersagli uccisi con la lama celata. Andiamo al terzo. Missions. Il frutto del raccolto. Assassina 3 guardie con la lama celata. Ok. Non credo non ci sia da farsi vedere. Comunque io nel dubbio il manifesto lo strappo. E sicuramente sarà tipo in culo. No, in realtà vi devo dire, poteva andare peggio. Questo mi sa molto di Tito in culo. Sei bersagli. Uno con la macellata. Erano almeno 3, giusto? Sì, vabbè, almeno 3. Uno è fatto. Due. Non si è accorto? Lo sapete. Perché non ve ne andate? Ehi, torna qui! Dove ti nascondi? Maledetto. L'ho perso. Eccolo. Ah, cazzo. L'ho ucciso con la lama celata, giusto? Non ci sono accorti. Va bene così. Va bene, noi nel dubbio facciamo questo. E gli altri ci pensano, gli assassini. Uno. E due. Anche per lui, grazie. E il nostro dovere abbiamo portato a casa. Ragazzi, siamo già a un quarto dei contratti. Nobili prezzi per le chiese. Un regolamento stabilito. Interagiamo. Missioni. In 3 si è in troppi. And there's a crowd. No, uccidi 3 bersagli entro 2 minuti. Vabbè, però non è specificato come vadano uccisi, quindi buona. Quindi si fa così. Ma siete agili come me. Uno. Due. E adesso è speedrun verso il terzo per mandargli la tempesta di frecce, che in realtà non gli posso mandare perché ho utilizzato un assassino adesso. Sono un genio proprio. Però vabbè, credo che si possa fare tranquillamente. Balestrone e via. A posto. Comunque siamo a un terzo del lavoro. 3 per 4, 12. Prima eravamo un quarto. Adesso siamo a un terzo. Prossimo contratto. Proprio alla caserma di Bartolomeo d'Alviano. Cioè, perfetto. La colombaia però è sul tetto. Bravo Ezio, così ti voglio, cazzo. Invece no. È giù.
Oh. Ezio, più li attaccate, più s'accresce l'incertezza di... Ah, ok! Sono blocchi, ho capito! Per fortuna Machiavelli ha scoperto i loro nomi. Vi ringrazio. Adesso ne abbiamo sbloccati altri 4, per forza. Nuovi contratti di assassino sbloccati. Oh yes, baby! Solo 2? Sembrano pochi, eh. La vostra salute, bravo. Avanti, non siate timidi. Cos'è che lancia coltelli? Stimati clienti. Boh, vabbè. Non è affar mio. Ma i ladri fanno guerra tra di loro? Boh. Comunque. Missionis. Dovremmo essere a metà con questa. La lettera scarlatta. Uccide entrambi i pezzali entro 60 secondi. Va bene, va bene. Ci proverò. Però non è specificato come li debba uccidere. Il che non è male. Ma sono qua loro, quindi buona. Sì! Sì, 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 sì! Sì, 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 sì! Oh yes, baby! Oh yes, baby! Oh yes, baby! Andata! Entro 60 secondi! C'era anche l'altro? È qua il Pantheon. Ed eccoci al prossimo. Dovrebbe sancire la metà esatta di questi contratti. Missioni. Corvi del malaugurio. Non permettere ai bersagli di chiamare rinforzi. Quindi c'è da radere al suolo tutti quanti. Che poi non ho mai visto nessuno chiamare rinforzi ad Assassin's Creed, soprattutto i primi, però vabbè. Non sarà che mi sono perso qualcosa io, eh. Allora sono 6 bersagli. Non potete fare tutto. Devo fare il giro sicuramente. Oh, ma guarda, proprio te cercavo. Dovreste passare più che tempo nella di casa di Dio, ragazzi. Ci provo così. Andatevene su. Se ci tenete alla vita. Da merda. Ma come? Fallita, lo sapevo. E vabbè, ragazzi. C'eravamo quasi. Ma vabbè. Che cosa possiamo farci? Siamo a metà esatta con i contratti. Andiamo col 7° contratto. Avanti, scendi o ti buco. Sta scappando! Pensaci tu, pensaci tu, pensaci tu. Godo. Però il livello me l'ha dato uguale. Che palle.
Vabbè, risolviamo. Non è successo niente. Allora. Missioni. Ancora una volta. Il mercante di Roma usa degli adepti assassini per creare un diversivo. Ok. Ciò vuol dire che li posso usare per uccidere, ma devono anche fare da diversivo. Sarà una scommessa fra ubriachi. Dov'era? I pellegrini sono obbligati a segnalare qualsiasi incidente. Ed eccoci qua. Allora, intanto quello. Adepti. Non c'è da farsi vedere. Non faccio del male a nessuno. Vi è scappato. Balestra. Tutto il vostro tempo. Assassino! Andata? Andata. Andatissima, ragazzi. Andatissima. Gli adepti hanno fatto il loro lavoro e noi siamo a posto. E allora proseguiamo anche con i contratti di assassino, che però sono fuori dal covo degli assassini, quindi c'è da uscire e andare sul tetto. Nice! Purtroppo, essendo un gioco molto particolare, ho dovuto spezzare il video in più parti, per forza. Missioni. I tre amici. Scusa, uccidi i bersagli con la lama accelerata. Non posso chiamare gli adepti. Va bene. Faremo senza, non c'è problema. Che poi per fortuna la macerata la puoi usare anche in combattimento volendo, quindi buona. E va bene Ezio, va bene. Devo fare così per forza. E non ti togli di dosso i colori dei Borgia? Ma chi ce li ha addosso i colori dei Borgia? Chi cazzo li vuole i colori dei Borgia? Sì. Come l'ufficio lamentele del Vaticano abbia chiuso per un periodo di tempo indefinito al fine di commemorare la morte del suo unico occupante, il vescovo Moreno. Comunque, vediamo dove si è infilato sto Barbagianni qui. Cazzo, però sono lontanissimi l'uno dall'altro. Meno male non c'è l'obiettivo tempo, cose del genere. È lui. Vattene da qui! Vai all'inferno, bastardo, forza! Via. Boom. Lui non è morto, ma vabbè. Va bene lo stesso. Non puoi, diavolo! Ci sta sfuggendo! Dov'è il manifesto? Aspetta, eh. Ah, prendetelo! No, non ci metto. Non mi metto a combattere con voi, mi dispiace, mi rifiuto. Mi rifiuto proprio categoricamente di combattere con voi. Diavolo, non lo vedo. Sì, però tu non dovevi tornare indietro lì. Va bene. Le condoglianze per la scomparsa del loro ambasciatore.
Qualcosa mi dice che siamo parecchio lontani. Ecco, anche se non perdevo vita era lo stesso. E uno è stato fatto fuori. Appena passiamo davanti a un manifesto lo andiamo a rimuovere. L'equilibrio di un vero... Aspetta, è qui. Sopra. Very cool. Allora io faccio così. Siccome qua ci sono dei mercenari, io li assoldo. Io sono in grado di guarire i vostri attacchi. E vinculo così. State a vedere. Vieni qua. Ci vediamo all'inferno. Non ce la fai a colpirmi, eh? Ma dov'è il gruppo che ho soldato? Ah, eccolo. Sarà lunga e dolorosa. Vai, fate voi. Io mi dileguo. Mi dissocio. Chiamato anche gli assassini in caso. Magari non moritemi, per favore. Manca lui. Dio vi benedica. Un buon posto per terminare. Lo sapevo che andava inseguito. 3 su 3 con la lama celata. 100%. E vamos così. Altri contratti sbloccati, benissimo. Ok. Parla con Pantasilea. Prima di parlare con Pantasilea, magari togliamoci quel poco di sospetto che abbiamo. Ne dovrebbero mancare 4. Qua c'è l'ingresso alla galleria. Pantasilea è qui, quindi andiamo. Vediamo cosa vuole Pantasilea. Dai, dammi 4 contratti e fine, dai, su. Dica. Ezio se la farebbe, tranquillamente anche. Ha aggiunto molti nuovi membri alla curia, riempiendo il governo pontificio di uomini disposti a inginocchiarsi ai Borgia. Machiavelli li conosce bene. E presto li conoscerò anch'io. Ok, usciamo. Nuovi contratti sbloccati, quanti sono? 1, 2, 3. Ma come 3? Me ne servono 4. Uffa. Parecchiamo il cavallo. Che cazzo lo chiamo a fare? C'è la scuderia qua. Bravissimo Adriano. Bravissimo. Primo contratto. Uccide almeno un bruto, un segugio e una guardia papale con le loro stesse armi. Come cazzo? Svegliare le coscienze del popolo e alimentarnela. Aspetta, un bruto, un segugio e una guardia papale. Che poi non capisco la differenza, però ok. Datemi un cavallo, va. Oh, uccidi tutti i bersagli. Qui devo andarci disarmato, per forza. Conosco le parole del... Ne sono certo. Ok. Uno fatto. Ok,
ok? Con le sue stesse armi. Il brutto sarà più difficile. Penso che questa fosse la guardia papale. Merda, il brutto. Sono sicuro di conoscerlo. Ok, brutto va ammazzato. Dammi questa. Aspetta, ok. Perfetto. Lasciamo pure l'arma. Non sono ancora stato avvertito della sincronizzazione totale fallita, quindi vuol dire che siamo ancora in tempo per prenderla. Vabbè, è assurda questa richiesta da parte del gioco, perché è veramente assurda, però è il bello del gioco. Disarmato. Forse queste sono le guardie papali, sapete? Esattamente così. Mi è costato un po' di salute, ragazzi, però... per la sincronizzazione totale questo è anche di più. Bombe fumogene e ce ne andiamo. Dov'è? Oh, cazzo, è qui, però c'è andato al Vaticano, quindi volendo sbuchiamo la rosa in fiore. Ah, vedo la colombaia, la vedo, però vedo anche lui. Posso fare questo. E zitto. Così magari c'è anche qualche medicina, non so. Vabbè, c'ha due dardi che mi restituisce, vado a 18, buono. Oh, finalmente il viaggio della speranza è finito, alleluia. Peccato cardinale. Uccidi solo il cardinale, no. Cioè devo uccidere qualcuno? Non ho ancora cominciato? Però ce la siamo cavata in situazioni molto più gravi di questa, quindi ci può anche stare. Certo che la cucina milanese va migliorata. A cotoletta. Insomma. Il risotto con lo zafferano. Si può fare di meglio. Bersaglio senza farti individuare. Buono. Già. Fosse facile. Ok. Culo. Ma grande culo. Culo che va bene. Era sceso male. Andiamo al prossimo. Che poi hanno tradotto male il titolo, perché il titolo della missione in inglese è Cardinal Sin, che significa in realtà peccato capitale. Poi sicuramente forse c'è stato un gioco di parole nel mezzo, però Cardinal Sin in inglese vuol dire peccato capitale. Lo so perché so l'inglese. Tu non rompere le palle, vieni qua. Anzi, vieni qua a colombaia. Oh!
Non perdere alcun riquadro di salute? Ok. E allora congratulazioni alla confraternita. Uccidi le guardie papali. Questa cosa di non perdere salute veramente mi inquieta alquanto. Re Luigi di Francia ha dichiarato solennemente che la cucina milanese va migliorata e portata a livello... Ancora con sta cucina milanese, avete rotto le palle. Disco rotto che sono questi sermoni qua. Dovresti... 175 metri, a vogliate. Camminiamo per terra, così evitiamo di cadere e risolviamo ogni tipo di problema. Vuoi davvero che estragga la spada? Sarà l'ultimo. Ma perché devi stare la spada? Era morto io. Ma è dentro Castel Sant'Angelo, forse? Fatemi un attimo vedere. Ah, proprio lì. Lì fuori, ok. Le guardie non tolereranno più gli abusi recentemente commessi. Siete avvisati. Le pene saranno severe finché la... Fatemi individuare il punto. Perché se io chiamo gli adepti è fine della storia, no? Ma sono un bel po'. Fregati. Fregatissimi. Però io il mio metodo infallibile ce l'ho. Ce l'ho. I miei Semper Fidelis adepti assassini. Certo, Ezio è un pochino più di berve, eh. Evidentemente non erano abbastanza. Dobbiamo aspettare che si ricarichi. Però qualcuno l'ha fatto fuori, dai. Mi vedono, ma non mi vedono. Bellissimo. Bello che continuano a vedermi sulla base di cosa? Che poi dovrei usare la tecnica paracadute, vabbè, lasciamo stare. Dai, assassini, su! Ok. Guarda che ci sono anche gli altri da uccidere, eh. Madonna quanto è rotto sto gioco. Spariti gli assassini. Madonna che palle però. Che pallonze. E raga, sarà così finché non abbiamo finito. Per forza. Non li posso agganciare, bellissimo. Piano B. Per forza. Piano B è questo qua. Un momento. Sembra un volto familiare. Staccatelo! Prendete quel bastardo! Via. Perché se mi colpiscono con la freccia, io perdo la sincronizzazione totale, no? Allora faccio così. E vi vado un culo. Mi tocca rifar tutto da capo.
sbagliato. Bellissimo. Volevo curvare prima. Quanto dura sto contratto? Cioè, per una sincronizzazione totale che, se non fosse per quello, avrei già finito. Devi andarci prima che ti veda. E non lo fa. Non mi fa entrare. Di solito sto bug funziona, adesso non funziona più. Ci riprovo l'ultima volta. Che mi prenda un accidente. Sto sprecando paracaduti proprio così. A gratis. Successo, raga. Che rotta. Ma che rotta sta missione. Ma che rotta. Più veloce, andiamo. No, vabbè, assurdo. Cioè, a me va bene, Però, boh. Rottissima. E io qua ho bisogno di un altro contratto, per forza. E c'è da andare al covo all'isola Tiberina. E l'ingresso delle gallerie è qua. Lo lasciamo e arrampichiamoci fino sopra. Per l'ultimo, ultimo. Ah, ottima esibizione. Sembra vero. Pensavo fosse ancora più su. Uccidi tutti i bersagli entro 15 secondi. Adepti, mi aiuterete voi. Ho capito. Raga, vabbè, cioè, sincronizzazione totale tipo impossibile. Cioè, come cazzo faccio 8 bersagli in 15 secondi? È vero che magari con gli adepti proviamo la tempesta di frecce, vediamo se funziona. Ricordo ad Assassin's Creed 2 qualcosa di simile, ma erano 10 bruti in 60 secondi. È vero che lì ero da solo. Potevo manco assoldare chi di dovere. Vediamo se magari salendo da qua riesco a combinare qualcosa. Il gran morto imprigionato si andrà avanti così. Però, che atleta! Aggancia. Tempesta di frecce. Andiamo! Tutti i contratti di assassinio andati. Nice! 12 su 12. Contratti di assassinio conclusi. Vamos!